Buongiorno, buongiorno amici sportivi e bentornati alla nona puntata, anzi la penultima puntata di questa serie firmata Fondo Italia in diretta. Oggi ovviamente il tema è il biathlon, ma abbiamo una puntata speciale, una puntata dedicata ai giovani del biathlon, alle nuove promesse. Ovviamente con noi abbiamo due ospiti che vado subito a salutare. Benvenuti ragazzi, abbiamo con noi Tommaso Giacomel e Mirko Romanin, ai quali mando il mio saluto digitale. Buongiorno ragazzi. Buonasera. Buonasera. E ciao. Insieme a loro ci sarà anche Capodaglio, Giorgio Capodaglio, che condurrà questa puntata, quindi saremo davvero curiosi di ascoltarvi. E insieme a noi, insieme a questi due ospiti, ne avremo anche altri che compariranno, diciamo così, con fotografie e video, perché andremo a parlare di tutta la squadra giovanile di biathlon, giusto? A te Giorgio. Sì Nicolò, ti ringrazio, saluto nuovamente Mirko, saluto Tommaso. Sì, nelle immagini vedremo un po' tutta la squadra juniores che insomma in questi anni sta regalando tante soddisfazioni, anche se poi l'obiettivo della squadra giovanile è un altro, no? Naturalmente quello poi di crescere questi ragazzi per il futuro. E io volevo partire, non me ne voglia Tommaso, dal suo allenatore Mirko Romanin. Allora Mirko, quello che volevo chiederti è un tuo intanto giudizio un po' su quella che è stata la vostra stagione. Intanto buonasera a tutti quanti. Sicuramente la stagione è stata molto positiva per quanto ci riguarda, perché comunque siamo partiti già da dicembre con degli ottimi risultati in quello che è il circuito che a noi ci interessa, ovvero la Junior Cup, l'IBU Junior Cup, praticamente una Coppa del Mondo giovanile, e siamo arrivati poi ad andare avanti col mese di gennaio con le Olimpiadi giovanili, con i mondiali junior e per poi finire con le ultime due tappe di Junior Cup che comprendevano anche gli europei, continuando a fare ottime cose, raccogliendo podi, vittorie, ma soprattutto dimostrando, cioè i ragazzi hanno dimostrato che stanno, diciamo, vivendo questo periodo della loro giovane carriera ancora con la giusta determinazione per raggiungere risultati importanti in futuro, no? Che è l'obiettivo principale della nostra squadra. E allora, intanto saluto, vedo Fabio Cianciana che collabora con Mirko Romanin proprio nella guida della squadra giovanile, saluto peraltro Didier Bionas che vedo che ci sta seguendo, doveva stare con noi ma purtroppo non ne abbiamo avuto l'opportunità, ma ci sarà magari modo sicuramente in futuro anche con Didier, che proprio insieme a Tommaso quest'anno ha esordito in Coppa del Mondo. Allora Tommaso, nel salutarti la prima cosa che volevo chiederti anche a un po' un giudizio su quella che è stata la tua di stagione. Ciao a tutti, ma la mia stagione era partita un po' in sordina, ho fatto un po' di fatica all'inizio e soprattutto per, cioè, non pensavo di andare molto meglio di quello che in realtà ho fatto vedere. Durante la prima tappa di IBU Junior a Pokljuka ho vissuto un momento un po' difficile, che però ci ho messo due giorni a cancellare, perché la sprint, dopo una brutta individuale, già la sprint mi sono rifatto e avevo gambe migliori, il tiro è stato leggermente migliore di quello che era stato in precedenza e ho già colto un buon risultato. Poi la mia condizione è andata migliorando e sono presentato ai mondiali di Lanzarote in ottima forma fisica. Mi è mancato un po' il tiro in quel mondiale, però penso che il livello era molto alto e comunque ho portato a casa dei risultati più che discreti. E poi sì, c'è stato l'esordio in IBU Cup che non è andato tanto bene e
per quello non pensavo di essere portato in Coppa del Mondo, però mi è stata data questa possibilità che sono riuscito a sfruttare al meglio e sì, è stata una bellissima esperienza. E allora Mirko, ne abbiamo già parlato in realtà con Tommaso in un'intervista che gli avevamo fatto proprio appena ricevuta la convocazione. Mi racconti un po' la telefonata quando hai avvertito tu Tommaso che insomma avrebbe esordito in Coppa del Mondo, com'è stata questa telefonata, come l'hai impostata? Intanto voglio salutare anch'io Fabio e Didier, tutti i componenti della squadra che ci stanno seguendo, e ringraziarli appunto per quello che è stato l'operato dello staff in questi ormai quasi 2 anni, 2 stagioni agonistiche, e speriamo di continuare ad andare avanti così a lavorare assieme. La telefonata è stata simpatica, nel senso che sono partito molto tranquillo chiedendogli come stava. Lui penso che pensasse che io gli parlassi di quella che era stata un po' il weekend di gare precedenti, ovvero quello di BK Martello, e invece poi gli ho buttato lì in maniera molto tranquilla la notizia che lui sarebbe stato convocato alla tappa successiva di Coppa del Mondo. E il suo impatto è stato, all'inizio mi sembrava quasi che se l'aspettasse. Dopo un minuto che ho messo giù il telefono mi ha scritto un messaggio: sono rimasto pietrificato. Questo era proprio il testo del messaggio, e è iniziato a dirmi: Madonna, ci saranno 70.000 persone, 9 mesi, eccetera eccetera. Poi purtroppo persone non ce ne sono state per i motivi che ben conosciamo, però sicuramente l'esordio sia di Tommaso che di Didier nel massimo circuito è stato ottimo veramente. Già essere lì quest'anno era tanta roba, in più hanno portato a casa degli ottimi risultati. Ecco Tommaso, allora attacchi il telefono, però la cosa con Mirko, io uno pensa, sai, parli con i tuoi genitori, magari parli con la tua ragazza, no, hai sentito Didier. Sì, sì, ho chiamato subito lui e... No, perché appena Mirko mi ha messo giù, ero sul divano, sono rimasto lì fermo, ho spento la TV, no, non è possibile. E dopo un po' mi scrive Didier e mi dice: ma cosa è successo? E allora sono andato giù in camera e l'ho chiamato. Insomma, non siamo stati in grado di dirci nulla praticamente, eravamo lì, continuiamo a dire: ah, che figo, che bello, e qua e là. Poi sono tornato su, mi sono seduto e avevo le mani che tremavano e anche le gambe. Mi sono tirato su in piedi e mi tremavano ancora di più le gambe, ma mi sono seduto. E boh, è stato... All'inizio ero pietrificato, poi tremavo, e anche Didier mi ha detto che era su di giri, motivatissimo. Io da quel giorno lì ho fatto 2 ore di puntamento ogni giorno perché volevo arrivare a 9 mesto carico come una sveglia, e è andata bene. Certo che a sentire come ha reagito, che tremava così, uno dice: ma poi come ha fatto ad arrivare al poligono lì a 9 mesto con... quella calma, quella tranquillità, insomma, a tirar fuori una serie del genere. Ecco, parlami un po' anche del tuo approccio alla gara, come l'hai vissuto in quel momento, quei poligoni, come mai hai affrontato il poligono anche in quella maniera così coraggiosa? Ma non lo so, io sono molto istintivo e quel giorno me la sentivo di affrontare il poligono così, perché anche i giorni prima in piedi avevo avuto un po' di difficoltà, perché i giorni prima soffiava un po' di vento, però il giorno della gara già in azzeramento mi sentivo fermo, mi sentivo molto stabile,
Non mi sono neanche accorto di aver sparato così veloce. Sì, in piedi ok, in piedi sì, però a terra di solito sì, sparo veloce, ma non così. C'è una serie in 23 secondi, in gara non l'ho mai fatta. E invece lì mi sono sdraiato e ero fermo, mi è sembrato tutto facile. Proprio io ho detto: Madonna, bellissimo, oggi è facile. E mi è andata bene. Ma l'approccio alla gara, devo dire, mi sono divertito, perché sono partivo col 104, quindi mentre facevo il riscaldamento vedevo Johannesbo che passava di fianco alla pista di riscaldamento. Io avevo visto anche Fiomaie che arrivava all'arrivo, che quel giorno lì sugli sci anche lui è andato molto forte. Ho detto: Madonna, questi qua vanno veramente forte. E ho detto: mi devo solo divertire, cerco di fare il mio, e è andata bene. Ecco, Mirko, Fabrizio ci ha detto proprio qualche settimana, in un'intervista scorsa settimana, che è rimasto sorpreso dall'atteggiamento, cioè dal modo con cui hanno affrontato la gara sia Tommaso che Didier. Tu che li conosci bene, che li hai allenato in questi due anni, ti hanno sorpreso in gara? Ma sinceramente lì a Nove Mestre, anche nella tappa successiva poi a Conteolati, sono stati entrambi sorprendenti, soprattutto Tommaso nella sprint ha fatto qualcosa di veramente assurdo, nella staffetta poi anche di essere ripreso bene, e a Conteolati ha fatto anche lui un'ottima sprint e tutti e due hanno fatto un bellissimo inseguimento. Peccato per Didier che ha fatto quel 5 l'ultima serie che gli sono costato di posizione 4. E sicuramente loro è stato un atteggiamento molto coraggioso, perché comunque non è da tutti a 20 anni, nemmeno compiuti, andare lì nel massimo circuito con tutti i loro idoli e dimostrare fin da subito questo livello, che è il loro livello, però metterlo in pratica in quel momento lì è sicuramente una delle cose più difficili che ci siano per uno sportivo che si approccia all'altissimo livello. Quindi hanno dimostrato ancora una volta di essere sul pezzo, l'hanno sempre dimostrato dai primi allenamenti, dalle prime volte che ci siamo conosciuti, coi raduni eccetera eccetera, alle competizioni di livello più basso. Però arrivare lì in Coppa del Mondo e essere così decisi fin da subito significa che c'è del talento, questo è imprescindibile. Senti, la prima volta che li hai visti, il primo raduno come allenatore responsabile della nazionale juniores e giovani, ecco, se quel giorno ti avessero detto Didier Bionas sfiorerà il podio all'esordio in Ibu Cup, Tommaso Giacomel farà 27esimo e miglior tempo al poligono all'esordio in Coppa del Mondo tra due anni, cosa avresti risposto? Tra un anno e mezzo, neanche tra due anni. Tra un anno e mezzo. Ma sinceramente avrei detto: metto una firma enorme dove volete, nel senso che comunque erano l'anno scorso ancora categoria youth, quindi giovani, e quindi arrivare già in Ibu Cup e già avere degli ottimi risultati nel giro di un paio di stagioni sarebbe stato un obiettivo già molto 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 alto. Andare oltre direi che è stato il massimo. Cosa dire, cioè, l'ho detto fin da subito, l'ho visto fin da subito che i due, in generale tutta la squadra, ma soprattutto loro due, si sta vedendo, avevano fame, tanta voglia di crescere, tanta voglia di migliorare, si stimolavano continuamente, stimolavano tutta la squadra e hanno fatto crescere anche tutta la squadra. E quindi mi aspettavo dei miglioramenti importanti, però fino ad arrivare a questo punto sinceramente non mi aspettavo che arrivassero ad esordire già quest'anno e fare così bene, quindi bravi loro. Ecco. Tommaso, sentivi un po' la pressione, o anzi sentivate, perché comunque credo fosse Casmera insieme anche in occasione di Nove Mesto, immagino te e tu Didier, ecco, sentivate un po' anche un po' di pressione, nel senso che comunque
è inutile nasconderci, no? C'era molta attesa nei vostri confronti, no? Per il vostro esordio, lo leggevamo anche sui social, così. Quindi, come avete vissuto il giorno prima o i giorni d'avvicinamento alla gara di Nove Mesto? Ma i giorni di avvicinamento, beh, è stato molto bello essere accompagnati da Lucas Hofer, che si è fatto praticamente il nostro mentor, ci dava dei consigli su tutto: fate questo qui, questo là, in questa parte della pista provate a fare questo, e ci dava un sacco di consigli anche magari al poligono, ci dava dato una grossa mano. E sì, anche lui comunque ci aveva detto: ma cioè, andate tranquilli, dovete divertirvi alla vostra prima gara, e quello è l'importante, no? E sì, io pressione, ma un po' sì, però non era quella pressione che ti blocca, che magari ti mette paura. No, io non ho avuto paura, ho affrontato la gara, si può dire, di pancia. Al poligono sono stato aggressivo come lo sono sempre, e sì, mi sono divertito un sacco. Quello dice l'importante. Peraltro, dopo la gara hai ricevuto, hai detto, complimenti da parte di Johannes Bozzo, che avevi parlato forse anche con Fillon Maillet, sì. E poi la sera su Instagram anche i complimenti di Martin Fourcade. Quindi cosa significa per te? Per esempio, immagino quando scorri Instagram e vedi Martin Fourcade che si complimenta con te. Sì, quella sera sui social è stata veramente intensa. Ho risposto a un sacco di messaggi e mentre facevo scroll sul post che avevo messo su Instagram, ho notato il commento di Fourcade che non mi aspettavo e mi ha fatto immenso piacere. Senti, cosa è significato per te gareggiare in quella che è stata l'ultima gara in carriera di una leggenda, possiamo già chiamarla così, no? Come Martin Fourcade. Cosa hai provato quando hai letto quel post sul suo ritiro e magari hai pensato, vedi, quel 59esimo posto nella sprint significa che sarò presente alla sua ultima gara? Sì, Fourcade è praticamente quello che mi ha fatto avvicinare, no, al biathlon, perché quando, ancora prima di iniziare a sparare con l'aria compressa, guardavo le gare in televisione e vedevo lui che è forte, fortissimo, vinceva tutte le gare, e la sera in albergo lì a Contiolati ho aperto Instagram e ho visto Time to Say Goodbye sotto il suo post e mi sono messo a piangere perché non ci credevo. Poi ho aperto Facebook e ho visto il post lungo e l'ho letto, e devo dire che l'aveva comunque fatto capire in qualche modo, perché anche i giorni prima si vedeva che era sempre nei corridoi dell'albergo, sempre al telefono lì, e non era, si vedeva che non era proprio tranquillo. Però anche ai compagni di squadra, comunque loro non sapevano, gliel'ha detto la sera in camera, da quello che ho capito, che ho letto un paio di articoli, anche i compagni di squadra non sapevano, e anche per loro è stato uno smacco. E aver potuto correre nella sua ultima gara è stato bello. Peccato all'arrivo che non sono riuscito a dargli la mano, perché stava già facendo la doccia di champagne insieme ai suoi amici. Se guadagnavo altre 10 posizioni magari gli stringevo anche la mano, ma non sono arrivato in tempo. Beh, bella questa, ti potevi guadagnare altre 10 posizioni. Beh, diciamo che hai fatto anche un bellissimo inseguimento, perché poi ricordiamo tutti la sprint, ma hai fatto anche un'ottima pursuit. Ecco, volevo chiedere a Mirko, ma come hai vissuto tu invece le loro gare? Cioè, queste gare sia in Ibu Cup che in Coppa del Mondo di Didier e Tommaso, quindi le hai viste a distanza, no? Quindi credo che comunque un po' hai sentito un po' di tensione, no? Ti è dispiaciuto non poter essere lì? Quello sicuramente. Diciamo che l'esordio di Ibu Cup l'ho vissuto dal vivo, perché ero a Martello
ero andato lì per portare del materiale alla squadra B e mi sono fermato ovviamente a vedere la gara dei ragazzi, e che oltre a loro c'erano lì anche Samuela e Comola e Beatrice Trabucchi. E quindi la Super Sprint me la sono vista, la sprint l'ho vista, avevo fatto una gara al mattino io di sci di fondo dei campionati regionali a staffetta e poi sono corso subito sul telefonino a seguirla sul data center, e quando ho visto tutti e due arrivare lì all'ingresso del primo poligono con ottimi tempi, uscire entrambi con lo zero a terra, poi Tommy in piedi ha fatto un po' il macaco e Didier invece ha fatto uno e poi è riuscito ad arrivare quarto al traguardo, è stata una gioia immensa che ho festeggiato anche con un abbondante aperitivo quel giorno. E l'inseguimento l'ho seguito in macchina andando ad Anterselva a vedere la gara inseguimento che poi la Dorotea ha vinto, e Nove Mesto l'ho seguita in televisione sul data center, e con Tiolatti idem, perché ero a casa, non ero a Ad Arber perché ero ammalato e quindi non si poteva uscire dai confini se c'era un minimo di febbriciatola, e quindi li ho seguiti così e appena ho potuto li ho sentiti, li ho chiamati e niente, insomma, ovviamente la cosa migliore sarebbe stata quella di essere lì presente sempre, ma è giusto che ci sia anche un passaggio di consegna a un certo punto. Cioè, sto pensando all'inseguimento quello di Val Martello, che ho dato ero ad sala stampa ad Anterselva, ho dato un pugno sul tavolo sull'errore finale di Didier perché avevo creduto nel podio lì nella Pursuit. Mi ero concentrato un attimo sulla sua gara e vabbè, comunque anche lì veramente una grandissima prestazione di entrambi. Allora Tommaso, com'è il rapporto tra voi all'interno della squadra? Cioè, mi racconti un po' l'ambiente tra voi compagni di squadra, nella squadra in questo caso giovanile, quindi non soltanto con Didier ma con tutti gli altri, sia con i ragazzi che con le ragazze. Ma beh, nella nostra squadra siamo 7 maschi e 5 donne, e noi maschi siamo un gruppo di pazzi scatenati, siamo, sì, cioè, vado d'accordo con tutti, cioè, ovvio Didier è il mio migliore amico, però vado d'accordo anche con gli altri 5 ragazzi che ci sono tutti in gamba, sì, sono allenati tutto l'anno comunque come noi, e devo dire che c'è un gran bel clima, no? E sì, anche con le ragazze comunque andiamo d'accordo, no? C'è un bel clima, non saprei cosa dire. Quando vado in raduno sono contento, cioè sono molto contento di andare via da casa per andare in raduno, per vedere i miei amici, la mia squadra, i miei allenatori, perché mi dà gioia. Quindi ti mancano un po' in questo momento? Moltissimo. Sì, molto, veramente. Beh, bella, no, questa cosa, Mirko, vuol dire che all'interno della squadra c'è un bel ambiente. Immagino che anche voi, no, tu, Fabio, Edoardo, cioè, abbiate anche contribuito un po' a crearlo. Sicuramente quella è stata una delle dei primi obiettivi che ci siamo posti noi come staff tecnico, perché ovviamente se si vive in un ambiente sereno dove si sta bene, dove non si vede l'ora di essere presenti, anche poi tutto quello che si fa in quel contesto diventa più facile, per cui il nostro è uno sport molto complicato di per sé, dove bisogna lavorare tanto e anche con molto impegno, sia dal punto di vista psicologico che dal punto di vista ovviamente fisico, per cui vivere tutto ciò in un'età giovanile, a maggior ragione in un contesto di serenità, è sicuramente il massimo per loro ed è il massimo per noi, perché comunque anche noi non è che non siamo dei matti come loro, anzi e ci divertiamo tanto a stare assieme.
e per cui c'è un ottimo clima sia all'interno del gruppo atleti, ma anche e soprattutto all'interno del gruppo tecnici, che è sicuramente un'ottima chiave per arrivare a dei successi. Ma dimmi la verità, ma c'è un confine tra allenatore, a volte quasi che ne so, maestro, professore, nel senso che tanto devi un po' calmarli? Ogni tanto sì, bisogna alzare la voce, quello ci sta. Io sembro uno sempre tranquillo e buono come il pane, ma quando mi fanno incavolare so diventare anche cattivo, e quindi ogni tanto un richiamo all'ordine ci deve essere. C'è qualcuno che ti ha fatto arrabbiare in modo particolare? Io lo so. Se si può dire, sì, c'è sicuramente qualcuno più in particolare rispetto ad altri che mi fa anche arrabbiare più spesso, però non è bello da dire qua in diretta, dai. Vabbè, quindi Tommaso non ti ha mai fatto arrabbiare? Guarda, delle volte anche Tommaso mi ha fatto arrabbiare. Ricordo il raduno di Biona, l'ultimo che abbiamo fatto quest'anno prima di approcciarci alla stagione agonistica. Lì a un certo punto mi sono arrabbiato in maniera anche abbastanza importante con lui. Poi si è chiarito tutto ed è stato un battibecco, neanche un battibecco, una discussione, diciamo, che ha portato comunque a dei frutti importanti, perché da lì poi la sua stagione è andata, diciamo, sempre più in discesa e ha raggiunto dei risultati che secondo me forse nemmeno lui si aspettava. Non so, Tommaso, ma perché l'hai fatta arrabbiare? Si può dire? Ma meglio di no. No, niente di particolare, era un periodo in cui lui non stava bene, e lui, per come è fatto, se la prende in maniera quasi troppo pesante, non si butta giù troppo, e ovviamente una persona del suo peso all'interno della squadra, poi vederlo, diciamo, triste tra virgolette, porta un malumore generale anche all'interno degli altri, insomma, del resto della squadra, e quindi quel periodo lì lui non era al top della forma e non era nemmeno al top della forma, diciamo, mentale, per cui anche nella squadra si era creato un momentino, un attimo di panico. Poi per fortuna sono iniziate le gare, è iniziato ad andare tutto per il verso giusto, e niente, siamo poi arrivati a quello che abbiamo raccolto. Tommaso, ma tu sei uno che pretende molto da se stesso, vero? Sì. Sei consapevole, diciamo, dei tuoi mezzi. Questo secondo te è più una forza o a volte può essere anche una debolezza? Domanda difficile, ma sono sicuro di me stesso, cioè so quello che sono in grado di fare, perché se faccio una cosa bene in allenamento si può fare anche bene in gara, cioè non è una roba difficile, non dico difficile, però è una roba fattibile anche se è complicata. Però anche in passato pretendevo tantissimo da me stesso e volevo sempre fare zero, però non avevo la tecnica di tiro che adesso e non ero onesto con me stesso, cioè non era tecnicamente possibile per me 2 anni fa fare meno di, non so, 3 errori, 4 in un inseguimento, e adesso invece è possibile. E sì, non so, può essere, tante volte può essere un vantaggio, perché quando sei sicuro di te stesso magari le cose ti vengono, sembra che vengano più semplici, hai più fiducia, però anche quando pretendi troppo non è tanto ottimale. Quindi a volte magari può essere anche un limite, però ecco, su cosa sei migliorato maggiormente in questi 2 anni? Mi sembra di capire al tiro, cioè sei migliorato solo tecnicamente
sia al tiro che anche sugli sci o anche in altro secondo te? Ci fosse Fabio in diretta te lo direbbe lui sulla parte del tiro, ma boh, sicuramente gli allenatori del tiro mi hanno fatto un lavaggio del cervello, e praticamente perché ho cambiato il mio modo di approcciare il poligono, e quando c'è da rischiare rischio, invece quando c'è da gestire gestisco, e di questa cosa me ne sono reso veramente conto in Coppa del Mondo, perché a conti olati ho fatto uno da terra e ho detto adesso se sbaglio ancora, se faccio uno o due in piedi diventa dura qualificarsi. Penso che in una gara di Coppa Italia o anche magari di Buiuno, se è arrivato al secondo poligono rischia tutto, se va bene bene, se va male arrivo trentesimo in Buiuno. Invece in Coppa del Mondo no, perché se arrivavo lì e facevo run and gun non mi qualificavo per l'inseguimento. Poi ho mancato il secondo lo stesso, però comunque su quel poligono ci ho ragionato, ci ho lavorato e l'errore mi è scappato, però comunque ho dato una prova di maturità, mi sembra. E quello è proprio quello che diceva l'altro giorno Fabrizio Curtaz, perché parlava proprio di questo nel passaggio tra juniores a senior, no? Dice proprio questo passaggio anche mentale che deve fare un atleta nel momento in cui cambia categoria, rendersi conto che le cose sono diverse. Senti Tommaso, invece volevo chiederti quanto è stato importante per te, e poi questa cosa invece la chiedo a Mirko, però è riferito invece a tutta la squadra, lavorare un po' anche con Campriani. Nicolò Campriani devo dire che ci ha dato una grossa mano. Chiaramente il suo tipo di tiro è molto diverso dal nostro, perché lui quando mira il bersaglio lui lo mira al 10.9 e noi invece in gara è impossibile mirare il bersaglio al 10.9, e lui sapeva, ci ha raccontato che sapeva benissimo ogni colpo che faceva se era 10.3, 4, 6. Noi queste cose sì le sentiamo, però cioè, diciamo il colpo a destra, il colpo è alto, il colpo è basso, magari indoviniamo qualche volta, ma indovinare sempre è quasi impossibile. È un altro tipo di tiro, però sicuramente ci ha dato una grossa mano, soprattutto sulla pulizia, sulla posizione. Devo dire che è stato veramente interessante avere lui come aiuto. Mirko, invece, ecco, come hai visto questo aiuto, insomma, di Campriani con la squadra? Ma Nicolò è stato sicuramente purtroppo poco presente, nel senso che è venuto una volta quest'anno e una volta lo scorso anno. È una persona, vabbè, il suo curriculum sportivo lo conosciamo tutti, è stato 2 volte campione olimpico e una medaglia d'argento olimpica, quindi uno che c'ha un curriculum del genere sicuramente può solo che insegnare tanto soprattutto ai giovani. Oltre ad avere il curriculum, ha anche un ottimo modo di approcciarsi con i ragazzi, e gli piace insegnare a sparare, ovviamente nel suo caso. Ci ha portato tanto, perché comunque ci ha insegnato, e in questo diciamo specifico punto si è specializzato molto Edoardo Mezzaro ad utilizzare l'attrezzo dello SCAT, che non è altro che un laser che si fissa sulla canna e che serve a far capire a noi tecnici come l'atleta costruisce il colpo praticamente entrando sul bersaglio e come si comporta poi all'interno del colpo durante le varie fasi del tiro. E Edoardo l'ha imparato ad utilizzare molto bene, lo ha acquistato e ci ha aggiunto anche un altro attrezzo per vedere come si lavora sulle pressioni del grilletto, e secondo me questo ha portato un ottimo spunto, degli ottimi feedback diretti ai ragazzi, che hanno fatto crescere sicuramente anche questo con questo aspetto le loro performance al poligono.
perché le percentuali parlano chiaro, quest'anno i ragazzi sono quasi tutti migliorati, chi anche di molto. Quindi bravissimo a Campriani, e lo ringrazio, ma sicuramente non ci sta seguendo perché avrà molto altro da fare a Losanna, al CIO. E ringrazio Edoardo in questo caso, che è stato capace in due singole sedute di apprendere molto e imparare appunto ad utilizzare bene questo scat, e niente, grazie e basta. Certo, vedo che in questo caso dalla pagina di Mirko ci stanno seguendo anche Lucas Hofer e Michele Molinari, vostro. Lucas mi ha anche scritto di sorridere di più. Lucas mi ha scritto un messaggio di sorridere di più. Dimmi che è un altro. No, peraltro devo dire che Nicolò qui l'ha premiato come il numero uno a livello dice che è tecnologico, dice che è stato quello migliore di tutti proprio nel preparare tutta la trasmissione, Lucas. Ha fatto una premiazione, diciamo una preparazione della diretta mentre si stava allenando addirittura, cioè lui si stava allenando e intanto preparava già la diretta tecnicamente, e poi è arrivato all'ultimo secondo, era tutto perfetto, anche inquadrature, luci, spettacolare. È una macchina da guerra. Sì, è perfetto. E lo salutiamo ovviamente. Cosa? E lo salutiamo ovviamente. Mi sembra anche giusto salutarlo. Senti, quest'estate vi siete inventati questa cosa con Fabio di, tra virgolette, diciamo, punire togliendo il telefono a chi sbagliava un po' troppi tiri al poligono. Come hanno reagito quando gliel'hai detto la prima volta e chi è stato il più punito? Ma diciamo, è stata una scelta che abbiamo fatto a Bessan dopo che abbiamo partecipato a una kermesse dove c'era parecchio pubblico, dove c'erano le squadre nazionali francesi. In quel periodo si stava allenando anche la Norvegia femminile, ma non ha partecipato, e ci siamo resi conto che quel giorno lì i ragazzi hanno sparato male, male, male in generale, molto probabilmente anche guardando quello che era successo i giorni prima, insomma, l'allenamento e anche nei raduni precedenti. E a quel punto ci siamo fatti una domanda e abbiamo detto ma come mai questi sparano così nettamente male rispetto a quella che è la loro classica percentuale di tiro? E ovviamente abbiamo avuto una discussione con loro, che ci hanno tutti detto che se la sono fatta addosso praticamente quel giorno lì, perché c'era tanta gente, c'erano questi atleti di caratura internazionale vicino a loro, tra l'altro hanno dovuto anche fare una staffetta di tiro assieme a loro, quindi era tutto molto molto emotivo, e quindi ci siamo detti ma dobbiamo trovare una soluzione per cercare di metterli sempre sotto pressione. E qual è la cosa che per i giovani d'oggi è vitale? Il cellulare. Per cui abbiamo delle donne praticamente ormai. Più delle donne il telefono. O dei maschi per le donne. O dei maschi per le ragazze, sì. No, diciamo, spero di non arrivare fino a quel punto là, ma comunque è importante. E allora abbiamo deciso, in base alle percentuali che avevano precedentemente a quegli allenamenti che poi sono venuti, di per ogni atleta trovare un numero massimo di colpi da sbagliare nel totale dei 100, oltre il quale gli veniva requisito il cellulare, gli veniva restituito solo a mezz'ora prima di cena o dopo cena, adesso non me lo ricordo nemmeno più, per chiamare casa, per avvisare la mamma che erano ancora vivi, eccetera eccetera, insomma. E devo dire che ha portato, secondo me, anche questo a dei risultati importanti. All'inizio i ragazzi quasi non ci parlavano, poi anche perché essendo sotto pressione qualcuno arrivava anche a buttare via il telefonino all'ultima serie, no? Un po' come quello che succede nelle gare veramente, ed è stato secondo me un mezzo molto efficiente per mettere appunto sotto pressione i ragazzi. Poi siamo andati avanti per parecchio tempo, mi sa che abbiamo poi reintrodotto il lasciare il telefono a tutti all'ultimo raduno, e quindi li abbiamo tenuti sempre sulle spine. Però con l'andare del tempo
più passavano gli allenamenti e più il telefono se lo tenevano, quindi vuol dire che il meccanismo della pressione l'avevano praticamente quasi eliminato. Tommaso, com'è stata la... intanto quante volte ti è stato tolto il telefono nel corso del raduno? Di raduni? No. A Bessan penso di non avercelo mai avuto, perché sparavo male per raduno, sparavo veramente male. E poi ma poi è andata anche abbastanza bene, cioè son migliorato, quindi non so, in un raduno su 8 giorni o almeno se sparavamo 7 volte 4-5 volte mi veniva riconsegnato, cioè non era così male, anche perché avevo sicuramente una media errore, cioè potevo fare molti più errori di quelli che poteva fare Jacopo, visto che lui è tiratore provetto a differenza mia. E sì, è stato all'inizio è stato un po' strano, perché in raduno cosa fai? La sera ti metti lì col telefono, guardi Netflix. E invece no, abbiamo fatto cose nuove, giocavamo a carte, facciamo più cose insieme. È stato bello, dai. Senti, prendo io la linea giusto perché voglio girarti in particolare, Tommaso, alcune domande. Intanto vi voglio dire che siete davvero super popolari e scaturite grande entusiasmo in tutti quelli che vi seguono, proprio perché siete forse le promesse del futuro della squadra e tutti vi vedono come davvero coloro che li faranno emozionare il pubblico nel prossimo futuro. Ecco, la prima domanda che volevo porti è proprio questa. Alcuni sono rimasti incuriositi da quello che tu hai detto poco fa, 10.9, 10.8, se ce lo puoi spiegare un po' meglio, perché qualcuno magari non ha colto questo dettaglio, ecco. Praticamente sul bersaglio, quando si fa il tiro a punteggio, soprattutto Campriani, che loro sparavano, avevano di fianco un monitor che gli mostrava dove finiva il colpo. Sul monitor c'era 1, 2, 3 che era il bianco, fuori dal bersaglio nero, poi iniziava il bersaglio nero, c'era 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e nel 10 più ti avvicini al centro, perché il 10 non è solo il centro, è anche un tondino intorno, no? Certo. È un po' lo cerchio. Se lo prendi esterno è 10.1 e man mano che ti avvicini al centro ti avvicini, il centro è 10.9 perché l'11 non esiste. Ok, chiaro. La seconda domanda è: come fai ad allenare la rapidità di esecuzione dell'intero poligono? Cioè, qual è la tua tattica, comunque la tua tecnica per allenare proprio il tempo di esecuzione dell'intero poligono? Ma quelle cose lì vengono sicuramente con la fiducia, perché quando spari con un ritmo controllato vedi che li prendi, magari provi ad aumentare un po'. E poi io sono esaurito, quindi a casa anche adesso in questi periodi mi metto una maglia a maniche lunghe, mi metto la cinghia e provo un sacco di metodi per provare a sdraiarmi più velocemente. Metto il cronometro e cerco dei metodi per essere più veloce a sdraiarmi, a mettere i caricatori, allacciarmi la cinghia, sdraiarmi e scattare il primo colpo, perché alla fine sono dei piccoli dettagli, ma certo, il biathlon moderno fa. A te, Giorgio. No, Mirko, quando senti queste cose cosa pensi? Penso che non è esaurito, è semplicemente un grande professionista e lo dovrebbero fare tutti i ragazzi della squadra. Perché come ha ben detto, è sicuramente nel biathlon moderno, ma nello sport in generale, si può vincere o perdere una gara anche per un centesimo, un decimo nel nostro caso, comunque si fa l'arrotondamento per decimi e quindi queste piccolezze sicuramente possono portare a perdere o guadagnare delle posizioni. E sicuramente quello che, riallacciandomi anche un po' alla domanda che è stata fatta, per allenare anche la velocità di esecuzione, si può utilizzare, come ha fatto Maso, il tiro a secco, come se c'era qua Cianciana piuttosto che gli altri tecnici del tiro lo sapevano dire meglio.
Ma si utilizzano anche altri metodi poi sul campo che anche fatti in gruppo funzionano molto, come le staffettine, queste cose qua che servono poi a ritrovarsi con gli automatismi corretti in gara. E quindi spero che Tommaso abbia dato un ottimo spunto a tutti gli altri che ci stanno seguendo. Infatti c'è Fabio Cianciana che ha messo subito l'applauso appena Tommaso ha detto questa cosa, sicuramente a lui ha fatto molto, molto piacere. No, a proposito di questo argomento, Tommaso, a me una cosa che impressiona di te è anche come veramente si sente la tua passione, la tua voglia anche nello studiarti gli avversari anche d'estate, ti vai a cercare cosa hanno fatto, come hanno sparato nelle loro gare, cioè, insomma, sei veramente cioè, lo fai più per la tua voglia di emergere o proprio per la tua passione, cioè ami proprio così tanto il biathlon? Ma anche Didier mi dice sempre che sono come un database, no? Perché lui dice: ah, se avete bisogno di sapere qualcosa sul biathlon, chiedete a Tommy, che lui lo sa. E, boh, mi interessa sapere cosa fanno gli altri anche durante l'estate. Comunque, anche adesso con i social vedi subito tutto con un click, sai cosa fanno i norvegesi, cosa fanno i tedeschi, cosa fanno gli sloveni. E sì, è una cosa che lo faccio perché comunque mi piace, perché so di avere degli avversari molto forti e comunque anche vedendo quello che fanno loro magari posso prendere del spunto anche per cose che posso fare io per migliorare ancora. E sì, lo faccio anche molto per curiosità, però sì, fa comunque parte del gioco, no? Prendere un po' di tutto, le cose migliori e farsele sue per migliorare e crescere. Questa è una cosa secondo me molto bella, peraltro tu al di là di questo sei si può chiedere in realtà qualcosa a Tommaso anche quando c'è un articolo in tedesco o quante lingue parli oltre l'italiano? Beh, il tedesco come l'italiano, perché ho frequentato la scuola a Malles Venosta in Alto Adige e mi sono diplomato lo scorso luglio, quindi lo parlo molto bene. In più avevo una professoressa molto, molto brava d'inglese che me l'ha insegnato molto bene, e comunque anche adesso, stando all'estero, serve l'inglese, perché puoi parlare con quasi con tutti, tranne che con un po' con i russi, è un po' diversa la storia, però comunque riesci a conversare e questa cosa la ritengo molto importante. E adesso sto provando con un mio amico a studiare un po' il norvegese. Questa è la cosa che mi ha colpito, Mirko, anche il norvegese si vuole imparare. Tommaso è micidiale, non ha pace, vuole ha fame in ogni campo della sua vita, ed è una cosa molto positiva, e lo invidio molto, soprattutto sulla conoscenza delle lingue, dove purtroppo sono parecchio scarso perché io non ho avuto un buon professore alle superiori. No, ti capisco che fa tanto la differenza secondo me anche questo esatto. Tommaso, tu ti tieni in contatto anche con atleti di altre nazionalità, giusto? Sì. Mm-hmm. E cosa, insomma, al di là di immagini un po' di fatti vostri extrasportivi, però parlate anche un po' di, immagino, di biathlon? Sì, 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 ho due o tre amici norvegesi che mi trovo molto bene, soprattutto con Philip Andersen, che è un anno più vecchio di me, ma anche con Jorgen Kroksæter e Vebjørn Sørum mi scrivo ogni tanto, con Andersen di più, e in questo periodo con Andersen, visto che siamo in quarantena, faccio dei giri in bici virtuali su Zwift insieme a lui e facciamo sempre videochiamata, così parliamo un po' di tutto, e lui mi aiuta un po' col norvegese, io lo aiuto un po' con l'italiano, e sì, è bello comunque avere amici al di fuori dell'Italia,
e, sì, ma non ho solo loro comunque, perché anche con degli svizzeri mi trovo molto bene. Ho avuto poi, sì, bella festa finale a Conti Olati, ho avuto l'occasione di parlare un po' con tutti e comunque sì, è, secondo me è importante comunque conoscere anche gente che viene fuori, da, fuori dalla tua nazione. Non dico fuori dall'ambiente, perché alla fine siamo lì sul biathlon, però sì. Io non chiedo nulla sulla festa di Conti Olati, non l'ho fatto a Hofer, non ho chiesto ho chiesto forse a Dutto di raccontarmi un po' come sono le feste di fine stagione nel biathlon, però evito di far domande sulle feste finali, perché insomma credo che ci si lascerà un po' andare, no? Dopo una stagione lunga, soprattutto che in Coppa del Mondo, devo dire, ha staccato pochissimo, immagino anche per la tensione di un mondiale e tutto il resto. Io adesso separerei un po' le cose e vorrei tornare un po' indietro nel tempo, e quindi vado prima da Tommaso su questo, di raccontare un po' nuovamente quelli che sono stati i tuoi inizi. Tu all'inizio, allora, tuo padre è un ex fondista, però mi ricordo non ha mai spinto perché tu facessi proprio sci di fondo, nel senso tu avevi cominciato addirittura, facevi discesa, no? Se non sbaglio, da piccolo, poi hai cominciato col fondo. Sì, facevo discesa, andavo con mio papà a sciare e sì, anche con mio nonno mi portava spesso, comunque mi piaceva e ero ancora piccolo e sinceramente non mi ricordo, ma non penso che mio papà mi abbia mai parlato del fatto che lui era un fondista. Avrò avuto sì 5-6 anni, figurati, non mi ricordo niente adesso. E, però un giorno in TV ho visto su Eurosport una gara di fondo, non mi ricordo che gara fosse, comunque gli ho detto a mio papà: ma per favore mi puoi portare a sciare, a fare questo, non discesa, che vorrei provare. E lui mi ha detto: ma sei sicuro? Perché ho scoperto solo pochi anni fa che lui ha sempre fatto tantissima fatica e lui cioè, mi ha sempre detto: ti deve piacere, io non ti obbligherò mai, perché so che può essere, se vissuta male questo sport, se questo sport di fatica viene vissuto male, può essere una tortura. E quindi lui non mi aveva mai detto niente, ha detto: devi farlo tu, di tua spontanea volontà. E, però mi ha portato a sciare qui a casa mia su un lago ghiacciato, il lago di Calaita, e mi sono divertito tantissimo. Mi ricordo ancora che avevo gli sci con le squame e in discesa non andavo niente, e mi è piaciuto tantissimo. Da quel giorno ho smesso di fare discesa e mi sono iscritto al corso di 10 lezioni con l'US Primiero, e mi ricordo che già la prima lezione ho cambiato 3 gruppi di allenamento perché andavo più veloce degli altri bambini. E sì, da lì ho iniziato a far fondo e mi è sempre piaciuto andare a sciare, non mi è mai pesato. E poi lo scatto verso il biathlon, perché comunque la tua località non è proprio una località famosa, diciamo, per il biathlon, la vostra è una località più di fondisti. Sì, la mia località biathlon non c'è. Adesso c'è il poligono, per fortuna, qui sotto casa mia. L'hanno però visto, praticamente. Esatto. No, beh, ci sono ben altri 3-4 ragazzi che sparano, e comunque un punto di partenza. E beh, io ho iniziato dopo il fondo, ho iniziato a guardare alla televisione il biathlon e mi è subito piaciuto e ho chiesto a mio papà: ma cos'è questo? E mi ha spiegato e ho detto: madonna che figo. Da quel giorno tutti i giorni su YouTube a guardare gare. E finché non è arrivato un giorno l'allenatore dello sci club, che si chiama Marcello Pradel, che era un ex finanziere e che faceva biathlon, no? E insomma io gli avevo chiesto. Poi è durata un po' questa fase qui che gli ho chiesto, lui ha chiesto in società se si poteva o meno. E, insomma, ha comprato 2 fucili ad aria compressa
Io ovviamente sono stato il primo a correre lì quel giorno che li aveva portati su a Passo Cereda, che aveva buttato lì il sagoma, e ho detto sì dai adesso sparo, che figo, sparo subito, e è stato amore a prima vista. Non ti chiedo com'è andata, che quale velocità hai subito sparato, sei cominciato subito a provare veloce a coprire il sacco. Sicuro, non mi ricordo, però sicuro avevo già la velocità nel sangue. Ecco Mirko, invece tu come allenatore, come è nata la tua carriera da allenatore, anche perché comunque tu, ricordiamo, non hai allenato solo Vietro ma anche Fondo, anzi hai cresciuto anche dei giovani importanti dello sci di fondo italiano. Ma è nato tutto molto molto presto, nel senso che comunque ho concluso la mia carriera, diciamo, da atleta molto presto, ero ancora un aspirante e facevo sci di fondo, ho fatto biathlon solamente fino alla categoria allievi, quindi con l'area compressa, e ho avuto una forte mononucleosi a 16 anni, per cui sono quasi stato costretto a smettere, per poi riprendere poi nei due anni successivi con l'atletica, che era un mondo che mi aveva sempre affascinato. E dopodiché a 18 anni mi sono iscritto al corso maestri di sci, nello sci club mio del mio paese c'era bisogno di allenatori, mi hanno cercato fin da subito e ho praticamente iniziato a fare l'allenatore a 19 anni. E assieme a quello poi si è messa assieme appunto il discorso della gestione del centro biathlon della Carni Arena, per cui ho trasformato una passione in un lavoro quasi fin da subito, e quindi è partito tutto da lì, con appunto l'esperienza con lo sci club. Dall'anno successivo ho iniziato anche col comitato regionale di biathlon, quindi fin da subito anche col biathlon, e quindi sono riuscito a lavorare sia nel contesto della disciplina del fondo che nel contesto della disciplina del biathlon quasi sempre, fino appunto ad arrivare alla primavera del 2018, quando ho ricevuto la chiamata di Kurtaz, che mi ha chiesto di fare il responsabile del settore giovanile del biathlon, e quindi lì mi sono dovuto specializzare anch'io a 30 anni. La giovane età è un vantaggio per allenare i giovani in questo periodo? Cioè, nel senso, come deve essere l'approccio con un giovane? La differenza tra allenare un giovane magari e allenare un atleta di Coppa del Mondo di un'altra età? Alla fine non sono nemmeno poi più così giovane nemmeno io, nel senso che comunque anche Zattoni, che è mio collega della squadra Elite, c'ha 2 anni più di me, quindi non è che sia un vecchiotto col bastone, e per cui è un vantaggio sicuramente, perché ovviamente dal punto di vista anche atletico si è in grado di dimostrare ancora tante cose tecniche, e si è in grado in determinati periodi dell'anno anche di tirare un po' il collo agli atleti, che non fa mai male, e quindi è molto utile soprattutto per dar stimolo ai giovani. E ovviamente manca quella che è l'esperienza da atleta di altissimo livello che hanno sicuramente altri allenatori, però è un mix di cose. Io adesso mi ritrovo a 30 anni con 10 anni di esperienza sulle spalle di sci club, che è quello che ti forma veramente tanto, perché capisci proprio tutte le dinamiche che ci sono, di comitato, che anche lì sono dinamiche differenti ma comunque diverse ancora da quelle della squadra nazionale, ti ritrovi comunque ad avere le ossa abbastanza fatte. Ovviamente c'è ancora molto da imparare. Però faccio l'esempio, quest'anno con la Francia c'era Simon Fourcade, che è stato un atleta di altissimo livello, però in tante cose si trovava, mi ha detto che si è trovato in difficoltà, perché comunque iniziare a fare l'allenatore è una cosa completamente diversa da fare l'atleta, per cui ci sono i pro e i contro. E come si allena un giovane? Come ci si comporta? Come deve essere l'approccio? Giovane intende che età? Giovani juniores, quelli che stai allenando adesso. Si allenano già molto, nel senso che comunque noi quest'anno abbiamo avuto quella che si è allenata di meno, che è la Linda Zingerle, perché anche la più giovane, che ha fatto 550 ore di allenamento, fino ad arrivare a Tommy, a Cedric, a Didier, a Jacopo, che ha fatto tanto anche lui, che hanno fatto sulle 650 ore di allenamento.
negli 11 mesi, che quindi si parte come fanno gli atleti d'elite dalla prima settimana di maggio solitamente. Quest'anno abbiamo dovuto anticipare un po', quindi si parte dalla prima settimana di maggio fino all'ultima di marzo e si allenano come dei professionisti, anche perché fondamentalmente lo sono. E allora, Tommaso, intanto volevo chiederti, un tuo ex allenatore è passato alla Svizzera, ho letto oggi. Sì, Harry Egger, e lui è stato quello che mi ha insegnato come si cambiavano i caricatori di un fucile piccolo calibro. Niente, lui mi ha preso e mi ha costruito praticamente, perché quando sono arrivato a Malles c'era lui e devo dire che sono molto legato a Harry e mi ha insegnato davvero tanto e spero che questa esperienza con la Svizzera gli serva per crescere ancora, perché so che anche lui è un ragazzo giovane, ha solo 2 anni in più di Mirko, non è vecchio come dice Mirko. Meno male, altrimenti io sono messo malissimo, 39 anni mi dovrei sentire proprio anziano se ragioniamo così. No, è uno che studia molto, analizza tante cose, gli piace quello che fa e allenerà i miei avversari, però io e Mirko mostreremo che noi siamo ancora più forti. Senti, come si riparte dopo il finale della passata stagione? Cioè, nel senso che sono un po' aumentate quelle che sono le tue aspettative, oppure stai cercando di restare comunque con i piedi per terra? Ma non lo so ancora, non mi sono ancora posto degli obiettivi per la prossima stagione. Mi sono continuato ad allenare dopo le gare di Contivate, anche perché in quarantena cosa vuoi fare? Comunque a casa, tra rulli, un po' di forza, e ormai ho quasi 1000 chilometri nelle gambe di rulli. Non mi sono fermato perché allenarmi mi fa stare bene. E quando verso maggio inizierò, mi siederò tranquillo con un caffè e penserò ai miei obiettivi della prossima stagione. Peraltro Nicolò Persico ci scrive: chi dei due ospiti fa più chilometri sui rulli? Non saprei, mi sa che siamo lì. No? Anche Tommaso, perché io pedalo 1 ora al giorno, non di più. Io non ho Zwift, come si chiama, di quell'applicazione, e quindi il tempo non mi passa molto velocemente. Tommaso ne ha 1000, io invece li faccio qua e là dalla terrazza. Ma senti una cosa, visto il rapporto che c'è, vedo, tra voi allenatori, che ridete, scherzate anche nel parlare di ragazzi, fate ogni tanto anche qualche scommessa tra voi sul risultato dei vostri ragazzi? Oddio, Fabio, no, infatti era per Mirko, però no, scommesse non ne facciamo, nel senso che non giochiamo dei soldi, però ovviamente i pronostici li facciamo, quello certo che li facciamo. Il giorno prima della gara, quando ci scambiamo 4 chiacchiere la sera davanti a una birretta, ovviamente un po' di pronostico c'è, anche se ovviamente nel biathlon non si può mai dire. Sport più difficile, credo, da pronosticare. Ma c'è delle volte che guardi in faccia Tommaso prima di una gara e dici: oggi va così o oggi va in quest'altro modo? Ci sono delle volte che penso a una cosa e poi succede l'esatto contrario, guardando, ma non solo Tommaso, in generale gli atleti, e lo provo anch'io, perché ancora io mi diverto a fare le gare e tante volte durante i riscaldamenti non si hanno delle buone sensazioni che poi si trasformano in ottime durante la gara, quindi ovviamente diciamo quello che il volto di un atleta trasmette deriva sostanzialmente da quelle che sono le sensazioni, che poi ogni tanto in gara cambiano, e anche in maniera esasperata. Mirko, quanto è difficile dare, perché comunque nel tuo ruolo, no, telefoni, come puoi telefonare a Tommaso e Didier per dargli la notizia della convocazione in Coppa del Mondo? Ti capita a volte, credo, anche l'opposto, cioè per esempio dire a un atleta: adesso io
ho in mente Cédric Cristier, perché è un ragazzo che comunque ha vinto delle medaglie giovanili, e poi perché credo sia uno, un ragazzo di spirito, no? L'ho visto sempre sorridente, almeno quando l'ho incontrato. Ecco, quanto è difficile in quei momenti dire non vieni ai mondiali, quanto è complicato? Alla fine l'atleta si rende conto anche da solo che in quel momento non è a livello per partecipare a determinate gare, per cui non è così difficile. La difficoltà sta nel momento in cui due se la giocano per un posto, quello sì, che rimani fuori di poco, allora lì diventa difficile anche per me andare a comunicare quella che è la scelta. È successo quest'anno ai mondiali con Michele Molinari, che ci stava seguendo, non so se è ancora collegato, ed è stato un momento molto molto difficile per me, come lo è stato per lui, giustamente, nel momento in cui ha saputo la scelta che abbiamo fatto. Però fa parte del mestiere, dobbiamo prendere i pro e i contro di questo mestiere. Sicuramente, per come la vedo io, per la passione che ho per questo lavoro, sono più i pro che i contro, per cui continuiamo su questa strada e andiamo avanti così. Tommaso, se ti dico Hunter Selva 2026, cosa mi risponde? Quella l'ho già segnato nel calendario del 2026, ricerchiato 99 milioni di volte. Cioè, quando hai visto l'anno scorso c'erano le Olimpiadi, quando l'anno scorso hai visto festeggiare lì, saltare in piedi Sofia Goggia, Michela Moioli per le Olimpiadi che arrivavano in Italia, qual è stato il tuo primo pensiero? Ci voglio essere. Sì, sarà, beh, la strada ancora lunga, perché alla fine tra 6 anni, cioè non so neanche cosa farò domani, non voglio sapere cosa farò tra 6 anni, però sicuramente un grande obiettivo da inseguire. Senti, che è il tuo punto di riferimento che hai nel mondo del biathlon? In Italia o... In generale, se sei italiano in Italia o anche all'estero, se c'è un atleta in particolare. Ma... Era... era Martin Fourcade, perché ha fatto quello che ha fatto, ha vinto 80 e più gare di Coppa del Mondo, adesso non so bene i numeri, però... un grande fenomeno, un grande uomo, grande persona, e sicuramente anche però Johannes Bo, quando l'ho visto a Nove Mesto, che mi ha fatto i complimenti, ho visto una persona veramente molto posata, molto tranquilla, molto gentile, e questo mi ha fatto enorme piacere. Sempre con l'orologio in vista, ne è molto orgoglioso, devo dire, Johannes Bo, dell'orologio che ha al polso. Sponsor genere, sì. Se lo mette in mostra è un pollo. è vero, come quello sponsor. Senti Mirko, quando hai trovato i ragazzi più motivati, magari, cioè l'idea comunque olimpica ha dato uno stimolo in più secondo te ai giovani che alleni? Ma Tommy mi ha scritto subito un messaggio strano, appena è stata assegnata l'Olimpiade all'Italia, e questo rimarca ancora di più quanto il ragazzo sia attivo e sveglio in ogni cosa e quanto siano chiari i suoi obiettivi. Però in generale non è che abbia visto una modifica dell'atteggiamento di quello che era il solito atteggiamento, anzi sono sempre stati dei grandi lavoratori, e anche perché l'ho imposto fin da subito questo, e hanno continuato ad esserlo, per cui non ho notato particolari modifiche al loro atteggiamento. Intanto siamo quasi in chiusura, però voglio dire, siamo anche in diretta sulla pagina proprio di Biathlon Hunter Selva, quindi a proposito di Olimpiadi di Hunter Selva, del mondiale, peraltro tu sei anche venuto al mondiale di Hunter Selva, ci siamo anche incontrati lì proprio con te, con Fabio Cianciara. Ecco Mirko, c'è stato quest'anno, escludiamo Tommaso e Didier, visto che comunque hanno fatto anche l'esordio in Coppa del Mondo, un atleta in particolare che ti ha dato soddisfazioni a livello di miglioramento?
o più di uno ovviamente se non vuoi fare il comportamento generale della squadra è stato molto molto buono, fin da subito abbiamo visto che c'era appunto l'atteggiamento giusto e ci aspettavamo dei miglioramenti, tutti sono migliorati, forse Cedric che hai nominato prima è stato quello che ha fatto più fatica purtroppo, anche perché partiva da un livello già buono e anche d'estate si era comportato molto bene, mi dispiace per lui che sia andata così, però in generale tutti sono stati, si sono confermati sui, anzi hanno migliorato il livello che avevano l'anno scorso, qualcuno di più, qualcuno di meno. Sicuramente uno che mi ha lasciato a bocca aperta vedendo quello che succedeva durante l'estate è stato Michele Molinari, che soprattutto nel mese di dicembre ha fatto vedere grandi cose, ha avuto un miglioramento esponenziale al tiro e anche ovviamente Linda Zingerle, che è entrata in squadra tranquilla, silenziosa, timida, ha sempre lavorato a testa bassa e ha portato a casa quello che tutti noi conosciamo, e così come Anna Kentaler, Rebecca Pasler, le altre due giovani del 2001 che hanno fatto molto molto bene. Rebecca ha anche tenuto molto bene verso la fase finale di stagione, è stata molto continua, mentre Linda è un po' calata. Comunque in generale l'atteggiamento e il comportamento di tutti durante tutta la stagione agonistica è stato dal buono all'ottimo, per cui siamo... Qual è lo stato di salute secondo te del biathlon italiano? Lo stato di salute del biathlon italiano, domanda... Te la devo fare una domanda un po' più difficile, no? Sì, la salute sicuramente c'è, bisogna vedere quanto pieno sarà il taccuino una volta che passerà questo momento critico, perché ovviamente conta molto anche quello per mantenere la salute. Quindi sicuramente a livello alto le cose funzionano bene, i risultati ci sono, la Dorotea ha portato a casa due coppe del mondo consecutive, delle strepitose medaglie mondiali di casa, Lisa ha fatto un po' di più fatica ma sicuramente dimostrerà il suo livello nei prossimi anni, Lucas e Dominic, che sono miei coetanei, stanno continuando a portare avanti il nome dell'89 con dignità, e poi dietro sicuramente c'è un po' di buco, quello è agli occhi di tutti, però la generazione Z promette sicuramente molto bene, e qui abbiamo Tommy ma anche tutti gli altri che fanno parte di quel gruppo là, sicuramente continuando a lavorare duro come stanno facendo porteranno ancora tanta salute nel nostro movimento. Infatti proprio questa era la domanda, in realtà era più riferita proprio alla parte giovanile, non nella parte più alta. E allora Tommaso, invece volevo chiederti a questo punto tu quali sono un po', no? Hai detto che forse ancora non ti sei posto dei reali obiettivi, no? Per l'anno prossimo, però ti chiedo, sei già colto invece dove vuoi ancora migliorare? Dalla Coppa del Mondo ho visto che sicuramente c'è ancora tanto da lavorare, però abbiamo già raggiunto un buon livello, ma questo non vuol dire assolutamente niente, perché non voglio arrivare 27esimo in Coppa del Mondo per il resto dei miei giorni, no, voglio vincere, e quindi sicuramente lavorerò ancora tanto sia sulla parte organica che sulla parte del tiro. La velocità al poligono c'è, quello lì c'è già, e migliorare ancora un po' la precisione, la gestione di qualche situazione, e ancora tanto lavoro da fare sugli sci. Quello che giustamente pane, non sappiamo se per Mirko, insomma, qui ancora non sappiamo neanche le squadre, come sarà giustamente tutto per la prossima stagione. A proposito, ma tu gli hai dato un programma comunque da seguire in questi giorni, Mirko, ai ragazzi? No, praticamente dalla settimana in cui sono terminate le gare con anticipo, okay, quindi quella di Hochfilzen, la settimana successiva si poteva ancora fare qualcosa, e quindi ho consigliato di continuare a fare qualcosina, ovviamente evitando l'intensità visto che non serviva più, visto che le gare non c'erano più, per cui andare avanti un paio di settimane, poi staccare un po' e riprendere con questa settimana qua a fare qualcosina, sempre comunque in autonomia, facendo quello
che volevano, quello che gli piaceva di più, per poi dalla settimana 18, che sarebbe la fatidica in cui solitamente iniziamo con la programmazione, magari dare dei consigli in più, sperando che magari per quel giorno lì si sappiano anche i contesti nel quale riusciranno a lavorare i vari ragazzi, quindi che abbiano anche un riferimento dalle persone che li alleneranno. L'ultima domanda per entrambi, non vi voglio mettere in difficoltà, quindi non chiedo pregio e difetto dell'uno o dell'altro, anche perché poi è il tuo allenatore, quindi non puoi permetterti, Tommaso, probabilmente di dire il difetto. No, a parte gli scherzi, no, volevo chiedervi invece qual è la cosa che stimate più dell'altro. Cioè, Mirko, cosa ti piace di più di Tommaso? E poi a Tommaso chiederò cosa piace più di Mirko. Quindi Mirko, cosa ti piace di Tommaso Giacomelli? Tanti pregi. Sicuramente quello più principale per quanto riguarda quello che fa, che è l'atleta, è quello di avere tanta fame, come l'ho detto fin dall'inizio, non si accontenta mai, ha sempre voglia di migliorare, secondo me non dorme neanche di notte per pensare quali sono i punti su cui bisogna andare a tirare le somme per crescere ancora di livello. Quindi quella è la cosa di primaria importanza, che la metto come primo diciamo pregio per Tommaso, ma è un pregio che devono avere tutti gli atleti per diventare atleti di alto livello, e lui ce l'ha. Tommaso, cosa vuoi dire tu del tuo allenatore? Anzi, te li faccio aggiungere anche su Fabio Cianciana, che non è presente ma ci sta seguendo, quindi per lui e per l'altro. Allora, beh, un prezzo di Mirko sicuramente la passione che ha per il suo lavoro, perché lui vuole, se c'è qualcosa che magari è un piccolo dubbio, deve arrivarci sempre fino in fondo, e comunque si prende molta cura di noi, ci chiede sempre quali sono le nostre sensazioni, come stiamo, tutto, e questa cosa qui è ammirabile, perché veramente non è solo un grande allenatore, ma anche una grande persona. E Fabio, con Fabio ho un rapporto un po' di amore e odio, perché so che tanti giorni mi spaccherebbe la testa perché affronto il poligono in certe situazioni, però so che mi vuole anche tanto bene, e è una persona, anche lui è molto importante per me, e Fabio è una persona che bisogna conoscere bene prima di tirare dei giudizi su di lui, e però posso solo dire che è una grande persona, un grande cuore, un grande uomo. Sì, io ripeto, a me è colpito quando ho visto emozionarsi, poi vedo la passione che ci mette tutta la squadra, a me piace, nello staff tecnico, e salutiamo, no Mirko, anche anzi possiamo salutare, ricordi tu il resto dello staff tecnico, perché certo, li stra salutiamo e li stra ringraziamo di nuovo, Fabio Cianciana che è appena stato nominato, Edoardo Mezzaro che è stato nominato in precedenza, Daniele Pillerone che è fatto anche responsabile della squadra IOG che ci ha seguito in diversi raduni durante la stagione, e che ha portato degli ottimi risultati appunto a questi IOG, le Olimpiadi giovanili che si sono svolte a Losanna, e poi anche gli skimen che fanno un lavorone a tutte le trasferte che facciamo delle gare, quindi Davis da Canal, Anne Scuppelwieser e Giuseppe Cioffi, e li saluto tanto. Ci incontriamo comunque ogni sabato sera per l'aperitivo su Skype, quindi li ringrazio per l'ennesima volta. E allora io ringrazio voi, passo la linea a Nicolò. Perfetto, allora riprendo la linea, però prima di chiudere, visto che è l'ultima puntata dedicata al biathlon, concedetemi una domanda che in realtà mi è sorta durante tutte queste puntate che abbiamo fatto, ma proprio in particolare in questa è un concetto che è venuto fuori ancora di più, perché Tommaso per me ha dimostrato di avere una fame, una voglia di cercare, di ricercare l'eccellenza non indifferente. Quindi visto che ci seguono anche tanti giovani, ti chiedo se riesci non tanto a spiegare cosa significa, ma forse a come andare a ritrovare, a ricercare questa fame per l'eccellenza, per la volontà appunto di essere, non dico il migliore, ma comunque cercare di essere il migliore in tutti i modi, ecco.
una domanda difficile, perché io questa fame, cioè, non è una cosa che ho cercato, è una cosa che è proprio dentro, quella di voler essere il migliore. Cioè, io voglio vincere anche una partita a carte e mi arrabbio se la perdo, e Fabio ne sa qualcosa su sta cosa qua, che quindi si inizia a essere innanzitutto competitivi, ecco. Sì, competitivi, quello è sicuramente una componente molto importante, però sì, non saprei come descrivere questa cosa, cioè, secondo me la devi avere dentro. Certo. Bene, allora ti ringrazio anche per questa piccola delucidazione, avevo davvero questa curiosità. Ovviamente ringrazio Mirko e provo a ringraziare in norvegese il nostro Tommaso, quindi gratulerer og tusen takk, spero di aver detto più o meno giusto. Ovviamente ringrazio tutti coloro che ci hanno seguito in questa puntata e ovviamente do l'appuntamento all'ultima puntata di questa serie, la decima. Sarà una puntata ovviamente dedicata al fondo e quindi vi dico che avremo Davide Graz e Gilberto Panisi con noi, insieme ovviamente a Giorgio Capodaglio che condurrà la puntata. Grazie mille a tutti di averci seguito e alla prossima.